Allora, buongiorno, sono Gilberto Filè e vorrei presentarvi oggi il corso di laurea in informatica. La mia presentazione si organizza in tre parti, diciamo, dove la prima parte tratterò gli aspetti generali dello studio, nella seconda parte un po' in dettaglio la laurea di informatica, cioè quella triennale, mentre nell'ultima parte parlerò della laurea magistrale, che è quella che segue la triennale, diciamo, quindi è una, diciamo, formazione in prospettiva. Cominciamo quindi con gli aspetti generali. La laurea, diciamo, lo schema dello studio in informatica si organizza in 3 più 2, nello schema 3 più 2, che è uno schema europeo, quindi è stato fatto anche per facilitare gli scambi in Europa, diciamo, tra studenti di paesi diversi. E l'unità di misura del lavoro degli studenti è il credito. Ogni anno, diciamo, di studio è circa 60 crediti in totale. Allora, cosa possiamo dire? Quindi lo schema è 3, laurea triennale più 2, laurea magistrale. Cosa possiamo dire della triennale? È una laurea che insegna i fondamenti dell'informatica e devo dire anche della matematica, entro certi limiti naturalmente, ed è una laurea che di per sé offre alla fine degli sbocchi di lavoro in informatica seri, diciamo, delle possibilità di lavoro concrete. La magistrale segue la triennale, quindi ho detto è di 2 anni e naturalmente vuole approfondire le conoscenze di informatica che sono già state impartite nella triennale. Con, diciamo, le prospettive di offrire degli sbocchi lavorativi di maggiore responsabilità e anche degli sbocchi nella ricerca in generale. Questa naturalmente per voi è una cosa abbastanza lontana, ma è una possibilità che va, diciamo, segnalata immediatamente. Quindi, con la laurea triennale in informatica, una cosa importante che tengo a segnalare è che dopo i 3 anni ci sono sbocchi lavorativi in informatica, quindi non altre cose qualsiasi, diciamo, diverse da quello che avete studiato, ma esattamente in informatica che sono assolutamente concrete. Praticamente i nostri studenti, se lo vogliono, possono tutti lavorare. Alcuni non lo vogliono per poter continuare appunto nella laurea magistrale, che vedete, segnalata in rosso, è una laurea per chi cerca delle sfide, diciamo, dei challenges, come si dice oggigiorno, diciamo delle sfide più forti, più importanti, sia nel lavoro che nella ricerca. Quindi questa è una cosa importante. I nostri dati che noi abbiamo sui nostri laureati sono del 2014, comunque insomma è più recenti che siamo riusciti a trovare. Dopo un anno dalla laurea, il 56% dei nostri laureati triennali trova lavoro in come dicevo, un'occupazione appropriata al loro studio. Naturalmente, cosa fanno gli altri? Questa è la grande domanda, e la risposta è che la maggior parte degli altri continua a studiare, alcuni mentre lavorano, naturalmente. In effetti, i nostri studenti, sia triennali, ma ancora di più quelli magistrali, lavorano praticamente tutti, il che significa in molti casi che in effetti la durata dello studio si dilata notevolmente, purtroppo questo è così, insomma non si può fare tutto contemporaneamente. E allora, finita la parte generale, focalizziamoci sulla laurea in informatica, quindi è la laurea triennale. Prima cosa da affrontare è quale attitudine devono avere, diciamo, gli studenti che avranno successo in questa laurea? Certamente devono avere un interesse per la tecnologia, l'innovazione, diciamo, avere quindi l'informatica applicata, quella che insomma, si usa ormai in ogni aspetto della vita, ma e questa è una cosa che forse non è così scontata per molti di voi. Devono avere anche e soprattutto un'attitudine al pensiero astratto e al pensiero logico, diciamo. Quindi devono essere capaci fondamentalmente di
diciamo, modellare problemi anche complessi trascurando degli aspetti che sono appunto trascurabili per formalizzare invece gli aspetti importanti. Questa è una capacità che naturalmente ci si può nascere, ma certamente noi cerchiamo anche di insegnarla, ed è una capacità estremamente importante, perché senza della quale, diciamo, ci si trova sempre a mal partito non appena i problemi da affrontare non sono già stati visti, sono nuovi, diciamo. Quindi è fondamentalmente una cosa estremamente importante per riuscire ad adattarsi a problemi sempre nuovi, e naturalmente in informatica, l'informatica galoppa in maniera, diciamo, impressionante, naturalmente per tutti, anche per noi che cerchiamo di starle dietro insegnandola, diciamo, e quindi è chiaro che la capacità di adattarsi è assolutamente fondamentale per chi vuole fare l'informatico nel futuro, ancora di più di oggi probabilmente. Quindi un aspetto, un'altra cosa molto importante che è nuova nella nostra laurea è che dall'anno prossimo, quindi 2016-2017, è stato instaurato un numero cosiddetto programmato o chiuso di 180 matricole, quindi verranno accettati solamente 180, i migliori 180, migliori non nel senso assoluto naturalmente, ma nel senso del risultato che avranno nell'esame d'entrata, esame d'entrata che si fondamentalmente consta di domande di matematica e qualche cosa di logica, vedi le cose che dicevo prima, diciamo, sull'importanza della capacità, diciamo, logica degli studenti, di astrazione e di logica degli studenti. Quindi è molto importante, e approfitto di questa occasione per segnalarlo con forza, che gli studenti si preparino a questo esame d'entrata, d'accordo? In modo tale da essere tra i primi 180 naturalmente. E come fare per prepararsi? È un esame fondamentalmente di matematica, e il Dipartimento di Matematica nel quale noi operiamo ha prodotto un cosiddetto MOOC, cioè che sarebbero questi corsi online in italiano, per fortuna penso che sia, insomma, più facile da fruire, ed è un corso con la matematica di base, cioè la matematica dei licei fondamentalmente, che è quella su cui poi verte l'esame d'entrata. Quindi io vi consiglio, trovate, vedete nella slide, l'indirizzo, è libero l'accesso, quindi tutti quanti possono, devono iscriversi, ma è completamente gratuito, e possono quindi prepararsi, usare questo corso online fatto dai professori di matematica del nostro dipartimento per prepararsi e anche per capire qual è la loro preparazione. Magari lo studente più bravo guarda queste lezioni e si accorge di sapere già tutto, è una meraviglia in quel caso, se invece non sa già tutto, se lo impara, d'accordo? Quindi mi raccomando, c'è numero chiuso, significa che l'esame ha una valenza, diciamo, di entrata sì o no, e quindi va preparato, e questo corso online è assolutamente, diciamo, quello che ci vuole per preparare questo esame, quindi vi consiglio di usarlo. Allora, veniamo alla laurea triennale, fondamentalmente a grandi linee le materie che vengono insegnate nella laurea triennale sono materie di informatica, come vedete per quasi il 60%, quindi c'è una focalizzazione importante, cosa in un certo senso abbastanza ovvia, sull'informatica, però anche la matematica è molto importante, perché la matematica naturalmente è uno strumento che serve fondamentalmente a tutti gli studenti di scienze, non solo a quelli di informatica, quindi, ma a quelli di informatica forse più che ad altri, quindi vedete che anche la matematica è piuttosto importante. Poi segnaliamo subito il fatto che al terzo anno naturalmente c'è un'attività di stage presso aziende, è volontaria, non tutti sono obbligati a farla presso le aziende, diciamo, ma praticamente tutti lo fanno. Quindi noi nel corso di studio abbiamo un rapporto con Confindustria Padova estremamente stretto, che ci consente fondamentalmente di accontentare tutte le richieste di stage che abbiamo ogni anno, diciamo. Poi ci saranno maggiori dettagli successivamente. C'è un'altra novità, oltre a quella del numero programmato, è che
nei 180 crediti, come vedete in fondo alla slide, 180 crediti che sono la somma dei tre anni, avevo detto prima 60 crediti all'anno, quindi tre anni, 180, ci sono tre crediti dedicati all'inglese e viene richiesto, a partire dall'anno scorso, per la verità, ma insomma è ancora una novità, viene richiesto per la laurea triennale che gli studenti superino un esame di inglese di livello B2 passivo, cioè siano capaci di leggere e capire quello che viene detto, cioè fondamentalmente seguire i corsi in inglese, d'accordo? Ovviamente sono delle attitudini importanti. Nel mondo d'oggi i libri di informatica sono praticamente tutti in inglese, e il mondo è molto più piccolo, gli orizzonti non sono certo limitati né al Veneto né all'Italia, ma almeno all'Europa, e quindi l'inglese è una chiave di accesso assolutamente indispensabile. Quindi è una novità, come ho detto, che è partita quest'anno, ma certamente è molto importante. Tra l'altro si poi collegherà con un analogo, diciamo, richiesta di livello più elevato, naturalmente nella laurea magistrale, in cui verrà chiesto agli studenti di andare avanti rispetto al B2 passivo e andare al B2 attivo, che significa che insomma dovranno essere in grado anche di esprimersi in maniera comprensibile, diciamo, in maniera fluente in inglese. Quindi c'è un accento importante verso l'inglese che credo che insomma non vada neanche giustificato oggi come oggi. Allora, vediamo come sono distribuiti i crediti tra l'informatica e la matematica nei tre anni. Vedete che nel primo anno la matematica è in leggera maggioranza, d'accordo? Proprio perché i corsi di matematica, che sono analisi, algebra e geometria, vanno tutti fatti al primo anno, naturalmente, mentre poi negli anni successivi, naturalmente, l'informatica fa la parte del leone. Non vorrei dimenticarmi anche di accennare al fatto che nel primo anno, oltre ad analisi, algebra e geometria, c'è anche un corso di 6 crediti di logica matematica, quindi di nuovo è un corso che dovrebbe contribuire a formare questa mentalità, diciamo, questa capacità di astrazione di cui parlavo prima, d'accordo? E di formalizzazione e di astrazione dei problemi. Quindi, come vedete, ecco, questa è la distribuzione. Al terzo anno ci sono meno crediti, come vedete, al terzo anno ci sono meno crediti perché c'è lo stage, fondamentalmente, lo stage presso aziende, ne ho accennato prima, conta, diciamo, 300 ore presso aziende, più la redazione di una tesi che verrà difesa davanti a una commissione. Ripeto, siamo in grado di accontentare tutte le richieste che vengono di stage, e questo grazie a un rapporto molto stretto con la Confindustria, che si concretizza anche in una giornata che si chiama Stagit. Ho messo qui, diciamo, il logo di questa iniziativa, ed è una giornata in cui vengono premiati i migliori stage degli anni precedenti e c'è l'occasione per gli studenti e le aziende di incontrarsi e, diciamo, fare un match tra le richieste di entrambi, in sostanza, in modo tale già da preparare i futuri stage, diciamo, che saranno richiesti. E generalmente queste giornate sono in primavera, proprio perché la maggior parte degli stage partono prima dell'estate o durante l'estate, quindi è una giornata estremamente importante per fare in modo che praticamente gli studenti sappiano già che stage andranno a fare nel giro di qualche mese, una volta terminati gli esami, in sostanza. Questa è un'iniziativa importante, anche questa. Perché tendo a sottolinearla così fortemente? Perché effettivamente quello che succede durante il periodo di stage è che le aziende conoscono gli studenti, stanno lì presso di loro 2 mesi, lavorano, fanno dei progetti spesso piuttosto interessanti per le aziende, e quindi molte volte questi stage si concretizzano in proposte di lavoro successive alla laurea, d'accordo? Lavoro che può essere permanente, che può essere temporaneo, comunque delle proposte che possono essere, diciamo, interessanti, e possibilmente interessanti, speriamo, diciamo. In molti casi effettivamente gli studenti accettano questi lavori, oppure no, perché vogliono andare avanti, in sostanza.
Comunque questo è in qualche modo già un momento in cui le offerte di lavoro diventano concrete per i nostri studenti triennali. E più in dettaglio, quali sono le aree dell'informatica che vengono trattate? C'è una parte che riguarda i linguaggi di programmazione, che al primo posto ha molti crediti, come vedete, vengono insegnati linguaggi C, C++, Java e anche altre cose, per esempio Scala, almeno viene accennato qualche cosa su Scala. Poi c'è una parte di sistemi che riguarda i sistemi operativi, le architetture, le reti, il web naturalmente, come vedete è piuttosto importante. Una cosa estremamente significativa della nostra proposta è anche l'ingegneria del software, che è un corso di 13 crediti, quindi un corso che contiene un progetto molto importante e che viene fatto prima dello stage, perché in qualche modo insegna agli studenti come devono comportarsi durante il loro stage aziendale, quali sono i documenti da fare, come analizzare il problema che viene loro proposto e così via. Quindi è un corso estremamente formativo proprio per affrontare la realtà lavorativa. Dopo ci sono alcuni corsi, c'è un'area più teorica, che è quella di algoritmi e fondamenti dell'informatica, che ha 17 crediti e naturalmente messa in fondo, ma non è lì per, last but not least, come si dice, base di dati. Base di dati è un corso che serve come il prezzemolo più o meno in cucina, quindi l'abbiamo distinto dagli altri proprio per questo, perché fondamentalmente tutti gli altri corsi poi si interfacciano con le conoscenze di base di dati. Nei corsi che riguardano queste aree sono spesso presenti dei crediti riservati per sviluppare dei progetti. Globalmente sono almeno 15 crediti tra quelli che ho menzionato qui, cioè tra i 101 di informatica, che vengono riservati a progetti di tipo diverso. Quindi non sono solo lezioni in aula, ma c'è anche la possibilità di mettere le mani nelle cose, fare dei programmi, fare delle cose da soli o in gruppi, dipende. Le lezioni sono organizzate in due semestri, sono di semestri di 14 settimane, ogni settimana, poi tra i semestri naturalmente c'è un periodo di sosta delle lezioni in cui ci sono gli esami, ovviamente, poi ci sono esami naturalmente in giugno, luglio e anche in settembre ci sono quelli di recupero. Ogni settimana del semestre comprende circa 20 ore di lezione, si tratta quindi di uno studio a tempo pieno. D'accordo? Questo quindi significa che chi volesse lavorare part-time e studiare probabilmente non riuscirà a impiegare 3 anni per laurearsi, ma spesso il doppio dei 3 anni, cioè 6 anni. Cioè non si può scherzare, bisogna affrontare la realtà. Com'è? Allora c'è un altro punto, che è quello che la frequenza non è obbligatoria, anche proprio per consentire a chi deve lavorare part-time di poterlo fare, ma certamente è molto utile. Chi non frequenta i corsi si trova comunque in grave crisi, anche se vengono messi a disposizione tutto il materiale, le slide che vengono usate, i testi ci sono naturalmente. In alcuni corsi vengono anche messe a disposizione riprese televisive, delle lezioni, in modo tale che chi non partecipa può comunque usufruirne a casa. Però, ripeto, non basta tutto questo. Una cosa è stare da soli a casa, esaminare il materiale, un'altra cosa è quella di partecipare con altri compagni e interagire direttamente col docente in classe o durante le ore di ufficio o quello che sia. Quindi raccomando, tenete conto che la frequenza, pur non essendo obbligatoria, è comunque estremamente importante. Allora, una domanda, praticamente la domanda principe che mi viene sempre rivolta è: visto che c'è un'offerta di informatica a scienze, che sarebbe la nostra, d'accordo? E c'è un'informatica invece offerta a ingegneria, che si chiama ingegneria informatica, qual è la differenza tra queste due offerte didattiche, triennali entrambe? Ecco, la figurina già mostra in maniera molto intuitiva qual è la differenza. La nostra laurea in informatica pesa di più sull'informatica, cioè è estremamente focalizzata sulle materie informatiche. Oltre all'informatica, come abbiamo visto prima, c'è
una parte importante di matematica, ma oltre a quello non c'è praticamente nulla. In ingegneria invece l'approccio è diverso, oltre all'informatica e alla matematica, che sono tra parentesi più pesanti, anche in matematica è più pesante di quanta ne facciamo noi, c'è la fisica, ci sono altre cosiddette scienze dell'ingegneria come circuiti, automazioni, telecomunicazioni, insomma ci sono, come vedete, circa 40 crediti di scienze dell'ingegneria diverse dall'informatica, che quindi ha un ruolo abbastanza minore nella laurea triennale, come vedete 40% circa contro più del 60%. Quindi questa è la differenza principe. Noi facciamo più informatica, detta in maniera molto concreta, molto diretta. Facciamo più informatica, naturalmente non facciamo le cosiddette scienze dell'ingegneria che invece gli ingegneri fanno. Quindi è un approccio diverso. Io personalmente penso che l'informatica sia ricca di cose da imparare e anche, diciamo, tecniche. Non è solo una questione di imparare delle tecnologie, ma imparare dei concetti, e sono, quindi l'informatica è ricca di queste idee, di questi concetti, quindi diciamo, già di per sé offre la possibilità di dare un'educazione scientifica importante agli studenti. Non c'è bisogno di andare a cercare materie formative altrove. L'informatica è molto ricca e quindi c'è assolutamente spazio per un intero corso di studio dedicato all'informatica, praticamente solo all'informatica. Quindi questa è la differenza, poi ognuno deciderà che cosa vuole seguire naturalmente. Due paroline sulla laurea magistrale, che per voi naturalmente è lontana, perché prima c'è il 3, che spesso non è un 3 ma è un pochino di più di 3, dopodiché c'è il più 2 ed eccolo qua, la laurea magistrale. Quindi che cosa si cerca di fare con la laurea magistrale? Naturalmente insegnare, dare competenze agli studenti che permettano di ricoprire delle mansioni più avanzate, più sofisticate rispetto a quelle della laurea triennale. Quindi cerchiamo di offrire corsi su materie di punta come intelligenza artificiale, linguaggi avanzati, sicurezza, cloud, real time, mobile programming, come vedete, insomma c'è cioè poi puntini, puntini, puntini. Naturalmente è un'offerta che cambia di anno in anno a seconda delle disponibilità, degli invitati che ci sono e così via. Quindi quello che si cerca è di ritagliare dentro a questa offerta piuttosto ricca, diciamo, un percorso formativo per ciascuno studente che possa dargli competenze per creare delle aziende innovative o per inserirsi in aziende innovative che già esistono. Il corso di studio ha un'interfaccia molto forte con, diciamo, il think tank dell'Università di Padova, c'è un ambiente in cui, diciamo, favorevole all'inizio, alla formazione di start-up, e i nostri studenti potranno, diciamo, inserirsi, per esempio, nella loro attività di tesi dentro a questo ambiente. Che quindi, diciamo, avere una parte della loro educazione, diciamo, che viene fatta in un ambiente di aziende, diciamo, ad alta tecnologia. Questa è, diciamo, l'ambizione che noi abbiamo nella nostra laurea magistrale. La parte comune a tutti gli studenti è ridotta, è molto ridotta, sono solo 12 crediti che tutti gli studenti devono fare, dopodiché, come ho già detto prima, gli studenti dentro una notevole, diciamo, ricchezza di insegnamenti diversi si devono ritagliare il loro percorso, diciamo, a seconda del loro interesse. Ci sono molti corsi che vengono erogati in inglese da docenti italiani, ma anche da docenti di madrelingua o anche comunque stranieri, diciamo, ecco, non italiani. Quindi la necessità di essere abbastanza fluenti in inglese diventa molto importante. Come ho già anticipato, le richieste per l'inglese nella laurea magistrale naturalmente ci sono anche qui e saranno richieste che individuano il livello sempre B2 ma attivo, quindi la capacità di potersi esprimere in inglese e di tenere conversazioni. Da non dimenticare, però questo effettivamente vale anche per la laurea triennale, ma per la magistrale è più importante, la possibilità di usufruire di un soggiorno Erasmus all'estero. Quindi
Noi abbiamo varie sedi, come vedete, qui c'è un elenco, ma ce ne sono anche altre, diciamo, presso le quali i nostri studenti, in particolare i magistrali, possono trascorrere un periodo di almeno un semestre di studio, a volte anche un intero anno, quindi non più di un anno, l'anno è il massimo, diciamo. Quindi anche questa è un'esperienza estremamente formativa che io consiglio molto molto caldamente agli studenti. Ripeto, è possibile anche a livello triennale usufruire di un soggiorno Erasmus, ma chiaramente il livello magistrale è, diciamo, meglio, perché gli studenti sono già formati, cioè nella laurea triennale si insegnano dei corsi di base, quindi si rischia di andare all'estero per fare le stesse cose che si fanno qui, mentre invece a livello magistrale naturalmente si va all'estero per fare proprio quello che qui non c'è in molti casi, d'accordo? Per arricchire quindi l'offerta padovana con i corsi che vengono fatti all'estero, quindi è tutta un'altra cosa. Ricordo ancora, quindi sono arrivato alla fine della presentazione, ricordo ancora che la prescrizione è obbligatoria, ma soprattutto che c'è un numero programmato a 180 e che quindi è importante, assolutamente importante, fondamentale, per chi vuole fare seriamente questo corso di studio, prepararsi a questo esame. Ripeto, usate il corso online che ho, diciamo, il cui indirizzo ho mostrato in una slide precedente. D'accordo? Se avete bisogno di altre informazioni, naturalmente le potete trovare in rete, qui trovate l'indirizzo web del corso di studio, d'accordo? E in questo sito trovate anche tutti gli email di tutti i docenti, anche del mio naturalmente, tutto quanto, trovate varie informazioni, quindi qui potete esplorare come volete, anche i corsi che sono offerti in questo momento, chi li insegna, quando, quale semestre, insomma potete togliervi parecchie curiosità guardando in questo sito. Grazie mille dell'attenzione e spero che veniate tutti a studiare informatica con noi.